Monsignor Giovanni Tonucci, arcivescovo di Loreto, da qualche giorno il Papa, evento con pochi precedenti, ha lasciato il pontificato. Ecco, se c'è qualche ragione secondo lei alla base di questa decisione e come si sta preparando la comunità religiosa italiana e inevitabilmente mondiale al prossimo conclave? Io credo che ho partecipato, come un po' tutti, a questo momento di sconcerto e di riflessione. È, come lei diceva, un fatto che ha pochi precedenti. Forse non ne ha affatto, perché non era mai successo che anche la rinuncia di un Papa venisse con tanta chiarezza pubblicitaria anche, no? Perché immediatamente è una decisione conosciuta in tutto il mondo. E dopo lo sconcerto, credo che perlomeno in me e in molti è seguito un senso di estrema ammirazione e rispetto. Si capisce il coraggio del Papa di dire io mi ritiro perché non ce la faccio più. Parlando con persone vicine al Vaticano, quindi persone che io conosco, amici personali, mi hanno confermato che realmente il Santo Padre negli ultimi mesi si è sentito particolarmente stanco e ormai indebolito. Quindi è una presa di coscienza che lui ha fatto e che ormai la Chiesa sta facendo insieme con lui, accettando e preparandosi a quello che sarà il passo della successione. Fino adesso, a me è successo credo 5 volte ormai nella mia vita, il conclave era preceduto dalla morte del Papa e alla preparazione dei funerali. Questa volta questo non c'è, c'è un ritirarsi in maniera diversa. Però il senso di rispetto rimane identico. Io guardo a questo momento della Chiesa con estrema speranza, anche perché un atto di coraggio come questo ci fa riflettere tutti quanti, ci fa anche capire che di fronte a dei problemi grandi, immensi come sono quelli che la Chiesa affronta nel mondo, tutti possiamo dare un contributo, ma nessuno è indispensabile nel ruolo che ha. Quando si dovrebbe tenere il prossimo conclave e che conclave sarà? Ma il conclave sarà, dicono, verso il 13-15 marzo. Correttamente padre Lombardi ha ricordato che la decisione deve essere presa dagli stessi cardinali, perché non può essere previsto nulla prima, in quanto sarebbe una decisione del Papa. Allora si crea la sede vacante, i cardinali cominciano a confluire a Roma, il Camerlengo comincia a organizzare le cose, stabiliranno delle date e quindi ci sarà la data di inizio del conclave. Che tipo di conclave sarà? Beh, sappiamo che sono un 117, mi pare, cardinali, quindi direi ancora una volta un conclave molto universale in cui saranno presenti tutti i continenti, una universalità che ormai noi conosciamo, ma naturalmente è nuova nei 20 secoli, 21 secoli della storia della Chiesa. Ma io credo che, direi, ecco, dovremmo entrare nelle previsioni. Io credo che sarà qualche cosa di fatto come in passato. Alla morte di Giovanni Paolo II c'è stato un conclave rapidissimo ed è scaturito in una elezione che ben pochi si aspettavano. E ora forse avremo la stessa sorpresa, oppure dovremo aspettare ancora qualche giorno. Non lo so e non mi piace pensarlo. Con il termine open data si fa riferimento ad alcuni tipi di dati che possono essere liberamente utilizzati, riutilizzati e ridistribuiti. I dati aperti sono disponibili in un formato aperto, standardizzato e leggibile da un'applicazione informatica per facilitare la loro consultazione e incentivare il loro riutilizzo anche in modo creativo e a loro volta devono essere rilasciati attraverso licenze libere che non ne impediscano la diffusione e il riutilizzo da parte di tutti i soggetti interessati. La diffusione di dati pubblici in modalità open per il settore dello sviluppo di applicazioni rappresenta lo strumento per utilizzare agevolmente dati, anche provenienti da fonti diverse, e quindi per fornire informazioni e servizi ai propri utenti. Sabato scorso si è svolto in tutta Italia l'Open Data Day per raccogliere i risultati delle attività svolte fino ad oggi dai gruppi di lavoro nati in questi mesi, a sostegno delle iniziative dell'Agenzia per l'Italia Digitale. Al Castello dell'Arancia di Tolentino si è tenuta una tavola rotonda organizzata dall'Università di Camerino per illustrare l'utilità degli Open Data.
Abbiamo aderito a questa giornata internazionale sui dati aperti. Ci sembra un argomento estremamente interessante, ci sono delle questioni informatiche da trattare con estrema cura, ma quello che ci piace ancora di più è che crediamo che l'apertura dei dati fornisca al territorio, alle pubbliche amministrazioni, al cittadino, ai nostri studenti, alle imprese tutte una capacità maggiore di democrazia, di conoscenza dei nostri territori. E quindi si concilia, come dire, un aspetto tecnologico da un aspetto sociale che ci affascina molto e certamente continueremo in questa direzione. Abbiamo visto a questa giornata la partecipazione non solo dell'Università di Camerino, ma anche i colleghi di Macerata hanno aderito con estremo entusiasmo. Abbiamo la Regione Marche, vari comuni, la provincia. Quindi si sta costituendo attorno a questo tema un movimento che speriamo possa crescere velocissimamente. Le competenze che sono a disposizione ce le abbiamo, abbiamo sentito parlare degli informatici, ma non solo, abbiamo sentito parlare dei giuristi ed ecco che questo costituisce anche un gruppo di ricerca che si è appena costituito e che speriamo auspicabilmente svilupperà dei progetti di ricerca e dei progetti di sviluppo per tutto il nostro territorio.